Buongiorno, oggi 25 gennaio 2021, seduta della terza circoscrizione in videoconferenza, registrata al sito webmaster e visibile al sito istituzionale del Comune di Palermo. Prego, dottoressa Calderone, posso predisporre l'appello? Allora, procediamo all'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 25 gennaio 2021. Sant'Angelo. Presente. Ulemi. Presente. Adelfio. Adelfio, vediamo se è collegato. No, No, non non lo credo, non vedo c'è. No, collegato. non c'è No, non collegato. c'è. Bruschetta. Presente. Ilardi. Presente. Prester. Non c'è collegato. No. Quartararo. Presente. Rappa, mi pare che non c'è collegata. No. Tarantino. Presente. E Terranova. Non Nemmeno. c'è collegato. Sono presenti 6 consiglieri su 10, il numero legale c'è, il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. È Sì, grazie. entrato Buongiorno. forse Adelfio? Sì? Adelfio stava dicendo qualcosa. No, dottoressa, dico buongiorno, sono appena arrivato. Ah, allora, Adelfio. Presente. Allora, sono presenti 7 consiglieri. Perfetto, perfetto. Procediamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Quartararo. Consigliere Bruschetta e consigliere Lardi. Prego, dottoressa Calderone, possiamo, se ce ne sono, leggere le richieste dei consiglieri. Allora, vi è una richiesta modifica al divieto di sosta del consigliere Ilardi. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione, Alfredo Ilardi, chiede con urgenza alla Presidenza di sollecitare gli organi di competenza ai quali mobilità e traffico per la modifica del divieto di sosta in Velati in via Casale Settimo, foto allegate. I cittadini residenti lamentano questo grave disagio dove le vetture parcheggiate solo da un lato della carreggiata non ostruivano il transito veicolare. Questo disagio è causato solamente da un'entrata da un privato e chiede il divieto solamente in quel tratto. Inoltre evidenzio che in questa via non vi sono stati mai incidenti di qualsiasi entità. Inoltre, visto e considerato che abitano da 50 anni e non hanno altri spazi, devono parcheggiare distanti dalle proprie abitazioni anche persone con problemi fisici. Poi vi è un ripristino punto luce via Guido Rossa ad angolo con via dell'Antilope, spettacolo da MG S.p.A. Energia. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza circoscrizione, chiede con cortese sollecitudine l'intervento in oggetto. Poi vi è un punto luce spento in largo dell'Anitra numero 1. Consigliere Gulevi, su richiesta dei cittadini residenti, si segnala la presenza di un punto luce spento in largo dell'Anitra. Richiesta urgente rimozione rifiuti ingombranti in via Giovanni Campisi di fronte al civico numero 10, marciapiede limitrofo, scuola Oberdam. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione, Giuseppe Quartararo, chiede che venga inoltrata urgentemente alla competente azienda RAP al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto. Poi vi è richiesta urgente ripristino punto luce spento in via Borriposo numero 178. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente alla competente azienda MG al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto.
E poi vi è una fuoriuscita di qua, mi richiesto il punto Fognario, via della Massa d'Angolo, via del Casco. Con la presente il consigliere Tarantino per richiedere un ulteriore intervento tecnico in quanto si è verificata nuovamente la fuoriuscita del liquame nella via citata in oggetto. Non vi sono altre comunicazioni? Perfetto. Dottoressa, io avevo mandato una richiesta. Buongiorno a tutti. Questa mattina? 4 giorni fa. Ha visto. Quindi giorno? Non mi ricordo se è stato venerdì. Ritiro ingombranti in via Sirillo numero 5, quartiere Oreto? Sì. Ritiro ingombranti in via Sirillo numero 5, quartiere Oreto. Bruschetta Saverio, consigliere della terza circoscrizione, chiede agli uffici RAP S.P.A. il ritiro di ingombranti in via numero 5 con l'occasione gradita di distinti fatti. Perché è molto sì. Indietro poi da... Sì. Grazie, dottore. Grazie, figuri. Io nella pagina non ne ho altre, se ce ne sono, ma credo che non ce ne siano. Perfetto, se non ci sono altre richieste possiamo procedere alla lettura verbale per l'approvazione nella seduta precedente. Un attimo che si sta aprendo. Sì, prego. Allora, il verbale è quello del 20 gennaio 2021. L'anno 2021 è il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 9 si è riunito il consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza e senza l'articolo 73 comma 1 del decreto legge numero 18 del 17/3/2020 e senza le circolari numero 8, 10 e 11 dell'assessorato dell'autonomia locale e regione siciliana nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del presidente del consiglio comunale di Palermo con avviso di convocazione protocollo numero 2424 del 13/1/2021 per procedere alla trattazione di argomenti all'ODG. Nella seduta il vicepresidente Andrea Vuleni partecipa in qualità di segretario del funzionario Maria Calderone, redige il verbale alla signora Sarica. Il presidente alle 9:26 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano presenti i signori consiglieri Adelfio Buschetta, Vuleni, Larde, Prestere, Sararo, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 8 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori. Nelle persone dei consiglieri Alessio, Prestere e Tarantino, la lista dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per successive inoltre alle aziende competenti. Richiesta urgente pulizia canitoio via Oreto numero 472 a firma del consigliere Quartararo, richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Belmonte Cavelli Civici numero 2426 a firma del consigliere Lardi, richiesta sostituzione cassonetti RSU in via Orsa Minore numero 75 a firma del consigliere Bruschetta. Alle 9:31 entra in collegamento la consigliera Rappa, risultano presenti 2 consiglieri. La parola al consigliere Lardi che segnala la presenza dei rifiuti ingombranti in via Belmonte Chiavelli dove invadono la sede stradale. Ormai tale sito è diventato una discarica. Riporta inoltre le continue lamentele dei residenti per l'inciviltà dei cittadini che ogni giorno conferiscono i rifiuti ingombranti. Chiedo di ottenere la parola al consigliere Tarantino, evidenziando che la presenza degli ingombranti nei quartieri non è molto cambiata. Nello specifico nel quartiere Pagia si continua a registrare tali carica a cielo aperto in 2 postazioni, una in via Viale Placido Rizzotto, angolo con via Rumore, l'altra in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità della chiesa Maria Santissima di Pompei. La situazione è indecorosa. Nonostante sia stata puntualmente oggetto di richieste di intervento, cui l'azienda ancora oggi non ha dato seguito, esprime il rammarico per non aver ricevuto risposta dagli uffici competenti. Chiedo di ottenere la parola al consigliere Prestere, che informa il consiglio che è stata bonificata l'urgenza Mortellaro. Si porta al secondo punto all'ODG, ovvero approvazione verbale relativa alla
Presidente, con la lettura del verbale relativo al giorno 18 gennaio 2021, approvato alle 9.39 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 9, votanti 9, voti favorevoli 9. Si passa al parlo di GIR, ovvero interpellanze e parere. Con il parere avente modifica articolo 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38, 42, regolamento tax con autovetture, modifica articolo 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37, 38 del regolamento autorizzazione di NCC con autovetture, proveniente dal servizio SUAP, protocollo numero 145, 43, 63 del 14, 12, 20. Si termina alle ore 10, esce la consigliera Rappa. Risultano presenti 8 consiglieri. Ed ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che dichiara che il regolamento nasce dall'esigenza di regolare i tax e le autorizzazioni di NCC che sono state fatte per la pandemia. Ogni anno entrambe le categorie dovevano rinnovare le licenze, mentre con tale parere viene data la possibilità che il rinnovo della licenza avvenga ogni 3 anni. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Lardi, che afferma che la categoria dei taxi è quella che è stata maggiormente colpita dalla pandemia, perché il turismo è fermo, pertanto il suo voto sarà favorevole. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Quartararo, che dichiara che la sua posizione è stata quella di astenersi sull'approvazione dei pareri, come forma di protesta per il mancato avvio del decentramento da parte dell'amministrazione. Tuttavia oggi voterà favorevolmente il parere, in quanto tale provvedimento agevolerà una categoria fortemente penalizzata dalla pandemia in corso. Il Presidente pone ai voti il suddetto parere, approvato alle ore 10.06 per appello nominale, il cui è presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8. Esauriti gli argomenti, alle ore 10.07 il Presidente chiude la seduta. Perfetto. Possiamo porre ai voti, dottoressa Calderone, sempre per appello nominale. Allora, poniamo ai voti l'approvazione del verbale del 20 gennaio 2021. Cominciamo al presidente Sant'Angelo. Approvo. Gulemi. Favorevole. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Ilardi. Favorevole. Restere non c'è, giusto? No. Quartararo. Favorevole. Rappa non è entrata, non c'è. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Il verbale è approvato con 8 voti favorevoli su 8 presenti. Perfetto. Va bene, grazie dottoressa Calderone. Può gentilmente predisporre la mia uscita, grazie. Va bene, alle 9.43 il presidente esce. Volevo ricordare a tutti che domani abbiamo la presenza dell'assessore Petralia. E quindi mi raccomando la puntualità. Va bene, grazie, a domani mattina. Buona giornata. Buon lavoro. Arrivederci, presidente, buongiorno. Allora, proseguiamo con i lavori. Io non mi vedo. Mi vedete voi? Sì, presidente. Sì, sì. Sì. Aspetta un attimo. Volevo, prima di continuare con i lavori, innanzitutto ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Sì, presidente, io ne devo fare una. Prego, collega. Grazie. Allora, presidente, in base a quanto avevo dichiarato giovedì prima della chiusura del consiglio, per quanto riguarda il divieto di sosta ambulati in via Casale Settimo, che
poi sono stato là a verificare il quanto detto dei cittadini. Come avete notato, ho fatto delle foto e l'ho girate anche nel gruppo consigliare. E niente, Presidente, praticamente questo divieto di sosta nasce per un privato, praticamente, perché diciamo di fronte a questo privato, davanti al suo cancello di casa, praticamente ci sono sempre le vetture parcheggiate, e questo signore, questo cittadino, sia per entrare che per uscire della sua abitazione, deve fare delle manovre. Allora, nonché hanno fatto richiesta e hanno installato questo divieto di sosta. Ora io praticamente avevo chiesto, da richiesta, come stamattina letta dalla dottoressa Calderone, se si può rimodulare, non togliere, rimodulare, invitando alla mobilità e traffico, invitando qualche dirigente della mobilità e traffico e verificare il quanto messo su questa via. Perché i cittadini, Presidente, non le dico, sono esausti, fanno come i pazzi, tra virgolette, che non vogliono questo divieto di sosta perché non ci sono altri spazi dove andare a parcheggiare le vetture, a parte sono anche persone con problemi fisici. Un'altra cosa, io venerdì mattina ho chiamato il comando della Polizia Municipale e sono venuti a verificare, ma quanto detto da loro, dice, non fa parte di noi, non possiamo fare niente noi. Lei intanto, come istituzione, può chiamare la mobilità urbana, mobilità e traffico e rivalutare di nuovo il quanto messo a ambo i lati. Che poi, Presidente, non si capisce, hanno messo a ambo i lati quando si parcheggia solamente in un lato. Per chi conosce questa via, per chi entra dentro Casale Settimo, direzione Piazzetta Settimo, che a parte questa è una strada senza uscita, diciamo, hanno messo pure divieto di sosta sul lato destro, ma sul lato destro già automaticamente non venivano parcheggiate le vetture venivano parcheggiate entrando solamente sul lato destro. Io chiedo alla codesta presidenza. Ma è davanti alla scuola questa, alla fine, se capite, è un tratto davanti alla scuola? No, Presidente, è un tratto, è il tratto entrando, diciamo, davanti alle suore, ma le suore non hanno fatto nessuna comunicazione di divieto di sosta. Il fatto che l'abbia fatto un cittadino, come fate a saperlo? Che l'ha fatto un cittadino, come fate a saperlo? Come facciamo a saperlo? Perché praticamente questo signore ha chiamato diversi colleghi, sia il sottoscritto e sia il collega Terranova, che me ne può dare atto, ma non si poteva mettere per tutta la carreggiata, solamente si poteva mettere divieto di sosta davanti la sua abitazione, invece l'hanno messa per tutta la carreggiata, Presidente. Tutto qui nasce. Quindi già si sapeva che questo cittadino aveva investito per chiedere questo divieto di sosta, ma magari davanti alla sua abitazione. Non per tutta la carreggiata, Presidente, perché come ripeto a dire di nuovo, ci sono degli abitanti che hanno problemi fisici, non è che ci sono altri spazi per andare a parcheggiare dentro il Casale Settimo, o ci sarà, si devono probabilmente allontanare, Presidente. Ho capito. Presidente, posso? Prego. Dico, la mia attenzione è solo una supposizione, perché per ora, non potendoci confrontare al momento, non avendo l'interlocutore presente, che sarebbe la mobilità urbana, possiamo fare solo delle supposizioni. Io penso che la richiesta del cittadino fatta, che non poteva uscire o entrare con la sua macchina, insomma, chi ha sollevato il problema, in realtà sia stato motivo scatenante di un sopralluogo effettuato sicuramente dalla mobilità urbana. Certo. E ha potuto evincere sicuramente il tecnico che, essendo una strada a doppio senso, il collega Lardi sicuramente mi potrà confermare che ha doppio senso, in quanto, essendo senza uscita, le macchine devono per forza entrare e uscire da quel tratto di strada, per così dire, limitrofo all'istituto delle suole, per così dire. Deve essere assicurata una larghezza minima utile della carreggiata di 6 metri. Quindi la larghezza della carreggiata deve essere 6 metri, escludendo i veicoli in sosta. Quindi, se si misura la carreggiata col veicolo in sosta,
dal veicolo in sosta all'altro marciapiede deve essere assicurata una larghezza di 6 metri. Se questi 6 metri a disposizione non ci sono, la mobilità urbana ti piazza il divieto di sosta a ambo i lati. Quindi sicuramente quel cittadino ha sollevato sicuramente il problema magari solo per davanti la sua abitazione, però successivamente a seguito di verifiche naturalmente si è dovuto fare diversamente. Sono d'accordo con in base al codice della strada. Se il collega Ilardi, dico, io do anche la mia collaborazione, questo lo possiamo fare anche, dico, non siamo dei tecnici, però dico un metro non manca a nessuno, dico, possiamo verificare se con la macchina in sosta abbiamo 6 metri disponibili dalla macchina in sosta al marciapiede, e lì è spiegato il motivo per il quale è stato messo il divieto di sosta. Dico, ciò non toglie che se è un breve tratto magari la mobilità urbana può vedere, non so, dico, se ci sono i presupposti per in questo breve tratto non attuarlo, però dico, il codice della strada lo prevede, perché loro naturalmente considerano se deve entrare un camion dei vigili del fuoco, un'ambulanza, un'altra macchina in controsenso, devono passare in maniera fluida, senza soste e senza problemi. Quindi deve essere, ripeto, assicurata la larghezza dei 6 metri. No, diciamo che la larghezza dei 6 metri con la macchina in sosta non ci sono. Non ci sono. No, per niente. Per questo motivo è stato installato il divieto di sosta. Quindi sì, è però, questo. È il però mettiamoci il codice della strada. Il codice della strada prevede questo. Io ho avuto lo stesso problema. Non mi ricordo in quale via in questo momento perché mi sfugge, però ho gli appunti scritti e ho potuto verificarli mentre lei proprio diceva questo, che la mobilità urbana indica una strada a doppio senso, la carreggiata minima deve essere dai 5,50 m ai 6 metri, quindi questa è la dimensione minima con la macchina in sosta. No, e queste misure non ci sono, collega Quartararo. Queste misure non ci sono, però mettiamoci anche nei panni dei cittadini che da 50 anni abitano là. Ora, chi ha sollevato questo problema? Diciamo che, cioè, come diceva lei, ha dato i pro e i contro. Ora, i cittadini residenti si lamentano perché non sanno dove andare a parcheggiare le macchine. Addirittura ci sono anche degli invalidi e io ho constatato che erano parcheggiate là, dicendogli di fare una richiesta per il pass a queste persone invalide direttamente parcheggiare sotto casa, visto e considerato che sono invalidi al 100%. Diciamo che una cosa, si è creato un disagio. Presidente, mi sta venendo in mente proprio adesso, lo dico. Se vi ricordate lo stesso problema, se non sbaglio un anno fa, è nato in via Aloi, se vi ricordate, con in mezzo Amat, e hanno installato il senso unico, quindi cos'hanno fatto loro? Il senso unico in virtù che la strada era a doppio senso e la carreggiata era stretta, poi hanno messo il divieto di sosta, poi il senso unico. Quindi i motivi sono questi, andare a rispettare le misure della carreggiata in base al codice stradale. Sicuramente il tecnico, in virtù di quella richiesta, ha dovuto attuare quello che è il regolamento e quindi istituire il divieto di sosta. Quindi non so, bisognerebbe interloquire con la mobilità urbana e vedere un po' se ci sono i margini, magari in un piccolo tratto, di poterlo eliminare, non so che dire. Vabbè. Diciamo che con le auto di sosta, sia come diceva lei, sia le ambulanze, sia il mezzo dei vigili del fuoco, entra con le auto anche in sosta, con le auto portare, perché è successo. Tra l'altro, una macchina può uscire in contemporanea, non penso. No. O in esatto. Non esce una macchina. Quindi diventa come se fosse quasi a senso unico. Se entra il camion, deve entrare solo il camion. Se esce la macchina, esce soltanto la macchina. Per questo non mi insegna quando ci sono dei soccorsi che cosa deve fare l'automobilista. Si deve fermare subito. Se è il caso andare anche indietro.
Io, buongiorno a tutti, posso, Presidente? Prima mi ha chiesto la parola il consigliere Tarantino. Ah, sì, no, se è attinente all'argomento do preferenza alla consigliera Raffa, prego. Attinente all'argomento. Prego, consigliere. Sì, io ricordo che lo scorso anno anch'io ho fatto lì dei sopralluoghi, perché proprio mi era stato chiesto fortemente da più persone questo divieto di sosta, perché proprio c'era stata la problematica di un ragazzo disabile che la mattina non riuscivano a entrare col mezzo per prenderlo, ma dovevano aspettare fuori dalla traversa. Quindi si erano raccolto pure, si erano raccolto sempre lo stesso tratto, sì. Quindi non è soltanto un signore che ha posto il problema, ma più persone che forse abitano in quella via, perché hanno il disagio che se ci sono due macchine, una entra e una esce, non riescono, o anche un mezzo dei vigili del fuoco, o un'ambulanza, come diceva il collega Quartararo, ha difficoltà. Questo signore, questo residente, mi diceva che c'era un ragazzo disabile che ogni mattina veniva allo scuolabus e doveva aspettarlo fuori dalla traversa, perché se entrava non sapeva più se poteva uscire praticamente. E quindi i genitori dovevano accompagnare il ragazzo allo scuolabus, fuori proprio forse sulla strada principale. Questo diciamo. È un costume. Io ricordo proprio che sono stati più residenti a volere fortemente questo divieto di sosta. Io le posso dire che non lo vuole quasi nessuno, perché sono venuti nella mia attività commerciale a centinaia le persone, collega Rappa. Poi non penso che un mezzo dei disabili, un pulmino, non può entrare in quella traversa anche con le vetture parcheggiate. A meno che non è un tir. Se è un tir è come dice lei, un pulmino. No, scusatemi, non vi ho ascoltato più perché ho problemi in linea e si era disconnesso. È uscita momentaneamente dal consiglio. Sì, dicevo io, collega Rappa. Non ho ascoltato cosa dicevo. Dicevo io che... Sì. Che sono a centinaia le persone che si sono recate nella mia attività commerciale che non vogliono questo divieto di sosta. E poi le dicevo di nuovo, le ribadisco, il pulmino dei disabili può entrare tranquillamente con le vetture parcheggiate a destra, sulla sinistra, a meno che non è un pulmino enorme, un tir, e non può entrare. Ma non è ci normale. Deve essere una macchina che scende dal verso contrario. Guardi, questo problema mi si è sollevato solamente in questo anno, dopo che diciamo le persone di là sono da centinaia di anni che abitano in quella strada, collega Rappa. E anzi, addirittura ora le ricordo che l'Istituto Santa Chiara delle Suore di Santa Rita, qui in via il Casale Settimo, ad oggi non ci sono più, non praticano più le ore scolastiche e non ci sono più gli anziani. Mentre prima, nelle ore scolastiche, quello che succedeva era enormemente un traffico continuativo. Infatti le suore hanno aperto il portone qui vicino, diciamo, la via Belmontechiavelli per fare entrare le macchine da un lato e farlo uscire dall'altro lato. Perciò ad oggi... Che quindi non si un disagio con questo parcheggio c'è, in effetti. Prima. Prima ora ricomincerà la scuola. No, non ce n'è, non fanno più attività scolastica, collega Rappa. E scolastica e manco centro per anziani, perciò ora solamente in questo i periodo cittadini. Di emergenza, cosa? No, lasci stare il problema dell'emergenza. Non c'è più attività scolastica e né più casa di cura per anziani. Ho capito. Cioè, addirittura è ad oggi che non ci sono più quelle vetture che c'erano qualche anno addietro, quando c'era la scuola e la casa di riposo, si figuri. Ad oggi che non ci sono più queste, perciò le vetture sono molto molto di meno al transito. Non lo so, dico almeno di certo che... la mobilità urbana deciderà il disagio c'è. Cosa è meglio fare. Presidente, il disagio c'è e come? Sino a ieri mi chiamavano le persone. No, sia dalla parte che dall'altra, attenzione, vale. Lo so. Bisogna prendere però per mano sia quanto riguarda i cittadini che parcheggiano, sia
Il disagio è entrambi, bisogna trovare una quadra e accontentare tutti i cittadini. Presidente, se posso. Sempre attento a questo argomento? Certo, certo. Sì, prego. No, nel senso che io, diciamo che il mio intervento era, diciamo, simile a quello che il consigliere Quartararo ha appunto fatto. Non abbiamo, diciamo, le carte chiare, quindi non possiamo essere, diciamo, per... Però ritengo che è normale nel momento in cui ci saranno state delle richieste fatte da persone con problemi gravi di deambulazione, che hanno avuto sicuramente più volte problemi per quanto riguarda appunto il problema della sosta delle macchine, avranno fatto ripetutamente richiesta. Nel momento in cui si arriva nel luogo e vediamo effettivamente che la strada è piccola, giustamente non possono chiaramente fare il divieto soltanto per un singolo posto, nel momento in cui appunto non ci sono le condizioni, non so, per eventualmente fare dei punti H soltanto in quel posto, ma nel momento in cui vanno a considerare la strada e per problemi di sicurezza avranno agito sicuramente in questa maniera. Quindi purtroppo sono le condizioni della strada che appunto non permettono, chiaramente, finanza nella non si può trovare questa ordinanza. Bisogna capire, appunto, ripeto, la situazione qual è, però penso che ci saranno stati buoni motivi perché è stata messa questa ordinanza. Quindi bisogna vedere, prima di fare delle richieste, segnalazioni, eventualmente capire prima le motivazioni che sono state scaturite nel mettere questo divieto, che chiaramente ci saranno delle richieste dei cittadini residenti. Ho finito, Presidente. Grazie, consigliere. Ma non la possiamo chiedere l'ordinanza, Presidente? Presidente? Prego. Confermo, ho potuto verificare. Larghezza minima a doppio senso 5,50 m, senso unico 3 metri. Utile. Utile significa, se ci sono i veicoli in sosta da un lato e dall'altro, devono rimanere 5,50. Se sono solo da un lato, devono rimanere 5,50. O 3 metri, ammetto delle macchine parcheggiate, delle macchine in sosta. Se sono in sosta in una strada, per dire, ambo i lati, la carreggiata centrale deve essere 5,50 m. Se è a senso unico, 3 metri. Non ci sono queste misure, collega Quartararo. Io posso vedere, Presidente, se è sul sito del Comune di Palermo. No, ma ci sarà l'ordinanza. Ci sarà l'ordinanza della mobilità urbana. Posso provare a vedere se riusciamo a trovarla. Ogni qualvolta una copia per conoscenza ce la inviamo a noi, però si vede che non lo so. Non siamo stati neanche avvisati. Poi ne riparliamo meglio di questa cosa in un giro breve, anzi subito dopo ora la cerchiamo. Consigliere Tarantino. Sì, grazie Presidente. Niente, io vorrei mettere a conoscenza il Consiglio di una problematica abbastanza grave che si sta verificando nel quartiere Bonagia. In poche parole... abbiamo letto anche sul mio sollecito tra le richieste, c'è in via della Martora una problematica riguardante la fuoriuscita di liquami. Ora, questo problema va avanti da circa un mese, dal mese di dicembre, si parla via della Martora, esattamente ci troviamo nei pressi della scuola Bonagia, la scuola elementare Bonagia oggi frequentata, perché sappiamo benissimo che le scuole elementari sono aperte, e nonostante i solleciti fatti ad AMAP, apertura richieste, numero verde, cose varie, ad oggi, diciamo, non c'è stato un intervento per appunto rimediare a questa fuoriuscita dei liquami. Dico, è una situazione del tutto brutta, in quanto i cittadini sotto a casa si ritrovano con liquami sotto il marciapiede, bambini che transitano in quel tratto di strada all'ingresso e uscito dalla scuola. Quindi direi che AMAP in questo momento sta un po' ritardando il tutto e dovrebbe intervenire in tempi rapidi. Principalmente perché sia ci abitano persone, quindi è giusto che il Comune dia riscontro alle richieste fatte dai cittadini, ma nello stesso tempo abbiamo presente una scuola elementare, quindi non è ammissibile che si perda tempo o mi si venga a dire
abbiamo altri interventi o altre squadre in altri posti. Dico, direi che questa abbia abbastanza priorità, quindi spero che AMAP subito intervenga, perché ricevo telefonate dai cittadini abbastanza pesanti, nel senso che sono abbastanza... Io, al di là, dico che quando qua la filosofia dell'AMAP, anzi del Comune di Palermo, è sempre l'interpretazione. Secondo me, a prescindere, dovrebbe intervenire e poi valutare se è un intervento privato o no. La domanda che ti faccio io è questa: tu hai avuto modo di vedere in prima persona questa fuoriuscita di liquami? Sì, ho visto la fuoriuscita di liquami ed è venuta più diciamo, però per l'esperienza che abbiamo, ma è di pertinenza del comune o dei privati? Perché io sto vedendo qua che via La Martora sono alloggi popolari, a meno che dico, non so precisamente a che altezza è del... Presumo che sia del, diciamo, riguardante il comune, ma comune o non comune, è una situazione che va affrontata. No, questo va, però... si va a chiarire se effettivamente, perché spesso diciamo, a seconda dove escono i liquami, magari c'è un'ostruzione nel pozzetto, diciamo, di pertinenza del palazzo, e possibilmente tra gli stessi inquilini non voglio intervenire. Dico, io sto ipotizzando. Ma guardi, Presidente, io presumo, quando c'è un problema di carattere, diciamo, di carattere igienico-sanitario, a prescindere, il comune attraverso l'AMAP deve intervenire, poi magari le spese gli addebiterà a chi era di pertinenza, diciamo, il ramo fognario, però comunque il comune dovrebbe intervenire. Sì. Io ho visto i tombi all'esterno, cioè sulla carreggiata, tra l'altro c'è anche appunto in via del Castoro, esattamente, uno sprofondamento della carreggiata che è stato più volte riparato, quindi potrebbe essere anche un cedimento delle fogne, diciamo, nel tratto stradale che appunto accentuano questa problematica. Quindi certo, come ha detto lei, è un problema che va affrontato nel breve. Quindi, va affrontato. Perché... posso ammettere l'aspetto burocratico rispetto a determinate cose, diciamo, più che altro per fatti amministrativi, ma quando c'è problemi legati alla sicurezza, problemi igienico-sanitari, l'amministrazione si deve fare carico di questo tipo di intervento. Dico, e poi prende, è come lo stesso fatto che noi ogni volta abbiamo fatto una battaglia rispetto alle bonifiche delle aree, e facciamo una battaglia rispetto alle bonifiche delle aree cosiddette private per evitare incendi e quant'altro, e l'amministrazione dovrebbe intervenire. Così facciamo le battaglie, dobbiamo fare la battaglia pure su questo. Ripeto, su problemi igienico-sanitari e di sicurezza l'amministrazione non deve guardare nulla. Poi successivamente con calma va a fare ragionamenti con i privati, se di privato o una colpa, se effettivamente doveva intervenire in tempi rapidi e non l'ha fatto, come non lo so, nella fattispecie di via Alberto Via del Castoro. Sì, io semplicemente voglio dire che il consiglio tu hai fatto la richiesta, sì, vero? Presumo di sì, giusto? Sì, ho fatto richieste privatamente, com'è? Ho fatto richieste tramite il consiglio della terza circoscrizione, tramite numero verde, mi sono attivato in più vie per appunto cercare di dare rimedio a questa problematica. Cioè, troppo siamo sempre noi poi quelli che ci andiamo sotto, perché i cittadini pensano che magari noi non siamo. Vi assicuro che non è così. Vi assicuro che non è così. Purtroppo, allora noi. Non ci dobbiamo giustificare, perché il problema, giustificandoci, perdono quel poco di, diciamo, di fiducia che hanno nei nostri confronti. Noi dobbiamo andare avanti con queste battaglie. Dico, perché sbattiamo sempre con questo muro di burocrazia, purtroppo ci sono le difficoltà del caso. Dico, ripresenta nuovamente l'ennesimo sollecito,
scriviamoci pure all'ufficio di igiene, investiamo più, più organi al sindaco, al vice sindaco. Va bene. Ci avremmo allagato per una foto, non di me. Ti ripeto, consigliere, un problema che stai ponendo tu è un problema del consiglio, perché riguarda il territorio, quindi più si è, diciamo, da questo punto di vista, come dire, squadra, non solidale, perché solidale, più si è squadra da questo punto di vista, più si portano avanti queste battaglie, più il consiglio, diciamo, che ha, può avere voce in capitolo. Va bene, ci sono altri interventi? Altre richieste? No. Bene, io volevo invece comunicarvi l'esito, diciamo, sono stato venerdì scorso delegato dal presidente a partecipare ad una, a un incontro chiaramente telematico, detto dall'assessore alla pubblica istruzione Marano, assieme ai presidenti di circoscrizione, ai dirigenti delle scuole. L'oggetto della riunione era la, diciamo, il famoso problema dell'assembramento che c'è nelle scuole, soprattutto all'orario di uscita, e quindi questo problema, diciamo, che tocca anche noi come amministrazione, affinché si organizzi l'amministrazione stessa, si organizzi con gli strumenti che ha per, come dire, non dico debellare, ma perlomeno organizzare, appunto, per evitare, appunto, questo assembramento che c'è soprattutto all'orario di uscita delle scuole. Tra l'altro c'è stata anche c'è stata la presenza del sindaco che è stato il sindaco Orlando, che è stato chiaro da un punto di vista, diciamo, della problematica in generale rispetto al Covid, che, e io concordo qua con lui, e chi non può concordare, che sostiene che diciamo, il problema non verrà risolto nel giro di 15 giorni, ma quindi ci andremo a convivere, come dire, ahimè, per tantissimo tempo. E quindi l'amministrazione si sta organizzando, appunto, da questo punto di vista. Ritornando all'argomento che si era discusso, appunto, per quanto riguarda l'assembramento che c'è all'uscita delle scuole, diciamo che l'assessore si è data una linea, chiaramente sentite pure i dirigenti scolastici, per appunto dare degli strumenti che possano, diciamo, rendere più agevole l'andare a prendere i propri figli nelle scuole. Quindi il comune si è dotato attraverso una gara di cosiddetti distanziatori, per capirci, per creare un percorso guidato quando si va a lasciare, a prendere il bambino, per capirci, quelli che ci sono all'aeroporto, allora non mi viene in mente come si chiamano materialmente, proprio per creare un percorso dove i genitori, sia all'ingresso che soprattutto all'uscita, si mettono in fila dentro questo percorso con le dovute distanze, e si va appunto, per evitare questi assembramenti, anziché mettersi tutti davanti il portone di ingresso, l'uscita, si crea questo percorso. Chiaramente ha messo pure a disposizione, ma già c'erano
la presenza di dei vigili urbani, ma non in tutte le scuole, perché è noto la carenza di diciamo di personale da questo punto di vista per coprire totalmente tutte le scuole, ma ripeto, ho sentito anche i dirigenti scolastici in modo saltuario, la presenza dei vigili urbani sarà dove faranno richiesta, dove si capisce che c'è come dire, abbastanza assembramento di genitori. A questo hanno pure diciamo hanno fatto una sorta di convenzione con delle associazioni di volontariato che le stesse associazioni hanno messo del personale appunto che fa volontariato a disposizione delle scuole per presenziare appunto all'uscita delle scuole. In tutto questo chiaramente ci vuole la sensibilità da parte dei genitori, soprattutto che inizino a, me compreso, dico tutti, rispettare quel minimo di regole per evitare appunto questi assembramenti. Diciamo che l'amministrazione dal canto suo ad oggi, per quello che è la situazione, sta tentando di dare un contributo. Il coinvolgimento chiaramente della circoscrizione non è marginale, però perlomeno siamo a conoscenza di questo percorso che l'amministrazione sta facendo assieme ai dirigenti scolastici, che hanno condiviso chiaramente che al momento è l'unico strumento che si possa attuare. Abbiamo avuto pure da parte del dirigente scolastico della Cesario, Maria Pizzolante, credo che si chiami, Emilio Salgari, una richiesta di incontro, confronto su altre determinate problematiche che riguarda appunto la scuola, e chiaramente c'è stata la disponibilità, però dico, in un contesto diciamo che dove si è parlato soprattutto di ripeto, di evitare questi assembramenti fuori le scuole, diciamo che è una strategia che il comune attraverso l'assessore Marano ha ritenuto opportuno e doveroso investire la circoscrizione per essere a conoscenza dei fatti. Va bene, proseguiamo con l'ordine del giorno. Sì, Presidente, volevo aggiungere quanto detto da lei. Prego, consigliere. Sì, io volevo dire dove sono, diciamo, il sindaco Orlando e il Presidente Musumeci, parlano di zona rossa. Scusa un secondo, Alfredo. Sì. Allora, scusami, sì. Dicevi... Sì, parlavano sia il Presidente della Regione Musumeci, sia il Sindaco Orlando, parlavano di zona rossa e di chiusure di attività commerciali. Cioè, sabato, Presidente, mi reco al mercatino rionale di Vioreto e non le dico quello che c'era. Quando tu mi chiudi il ristorante, il bar entro le 18 poi devono chiudere. Ma dove sono i controlli, Presidente? Cioè, qui si parla di zona rossa. Ieri, che era domenica, mi sono fatto un giro per la circoscrizione, le persone erano come funghi. Cioè, ma dove sono i controlli, Presidente? E si parla di chiusure delle attività commerciali. Quando nei mercatini regionali la gente era proprio ammassata e nonostante ciò, la giornata di sabato, di mattina, ha piovuto pure la grandine, Presidente. A parte la pioggia, pure la grandine e le persone erano ammassate nel mercatino rionale. Ma i controlli dove sono? Lo capisco. Quando tu mi chiudi i ristoratori, quanto stanno perdendo questa gente i negozi di abbigliamenti?
e non vai a guardare quello che succede in questi venditori ambulanti. Cioè, ma i controlli dove sono? E si parla di zona rossa, si parla nelle scuole di distanziamento, quello che diceva lei. I controlli se si devono effettuare. I controlli, ripeto, ci vuole sempre la sensibilità. La sensibilità delle persone. E dove persone la anche se c'è il mercatino, dico, devono essere loro a coscienza che potrebbero evitare di fare queste sorte di, come dire, di uscite. Io purtroppo vi devo abbandonare, se per voi va bene chiudiamo qui, ci riaggiorniamo a domani, ricordandovi che c'è l'incontro con l'assessore allo sport, che è molto importante, quindi saremo presenti tutti. Ci riaggiorniamo a domani allora, buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata.